Incominciamo subito e prima di incominciare con la votatura manuale devo dare per forza di cose due notizie riguardanti quello che è la difesa nei confronti dei parassiti delle piante, vale a dire muffe e insetti, perché ci sono delle malattie che sono una conseguenza di una carenza di trattamenti da parte di chi ha individuato il pesto, il ciliegio, il melo o l'albicocco, va bene, da coltivare a livello olistico all'interno del proprio giardino. E ovviamente se ci sono queste carenze di trattamenti non è possibile avere dei risultati positivi, anche impostando le potature in un modo corretto. Pertanto do due informazioni velocissime. Allora, uno degli insetti più dannosi è l'afide. Di queste afidi abbiamo l'afide verde, l'afide giallo e l'afide nero. Quello più maledetto è l'afide nero, che colpisce i ciliegi, ciliegi dolci e ciliegi amari. Ciliegi amaro è conosciuto come amarena. Pertanto bisogna intervenire all'ingrossamento della gemma, cioè l'ingrossamento della gemma, la gemma è questa, questo qua è un ramo di ciliegio, le gemme sono queste, va bene? Quelle che ci interessano sono queste, adesso le vedete appuntite, va bene? Quando la gemma da questa forma appunta assume la forma tonda, si può intervenire con l'aficida anche se la pianta non ha le foglie. Perché si può intervenire? Perché la pianta è già in assorbimento, pur non essendoci le foglie, la pianta assorbe il prodotto tramite la corteccia. Il prodotto, una volta assorbita, entra in circolo e vi rimane per 40 giorni. Il prodotto ha come principio attivo l'imidacloprid ed è conosciuto come Confidor. Pur essendo un prodotto sistemico, è venduto come prodotto da bancarella, pertanto potete acquistarlo senza alcun problema di patentino o ricette da parte di agronomi o roba del genere. Va bene? No, usate il piretro sul pomodoro, non usate questo prodotto. Questo usatelo sulle piante da frutto, ma non sugli ortaggi, perché altrimenti saltano fuori dei pasticci a livello di salute vostra. Insieme a questo prodotto però è necessario usare un qualcosa che protegga la pianta dai cancri rameali. I cancri rameali, quando io distribuirò il materiale che ho portato, li andiamo a vedere già presenti, anche se sono rametti di un anno. E come facciamo ad individuarli sulla pianta, questi cancri rameali? Dove c'è il cancro già esistente dall'anno precedente, alla base del rametto potrebbe essere questo, ramo principale questo, rametto secondario questo, alla base si forma la gomma. La gomma è quella che forse voi chiamate resina, ecco, che non è resina ma è chiamata gommosi. Si forma questa gommosi perché si rompono i tessuti interni, cioè la corteccia, immaginate che sia la nostra pelle, va bene? Al di sotto della pelle c'è la parte muscolare, al di sotto della corteccia c'è il legno. Quando si rompe il legno, la pianta sputa all'esterno questa gomma, che dovrebbe essere una protezione nei confronti delle lesioni che la pianta ha subito. Però quando c'è il cancro rameale, credetemi, la pianta non ha futuro. Quella pianta, se si tratta di un albicocco, vi deperisce progressivamente. Potete individuare branche laterali oggi particolarmente robuste, verdi, il giorno successivo con le foglie tutte rivolte verso il basso, e
il resto della pianta è ancora completamente verde. Però perché parte su un ramo solo? Perché è quello in cui il cancro ha già colpito il legno. A distanza magari di 15 giorni trovate un secondo ramo che manifesta questa situazione. Pertanto, per forza di cose, bisogna intervenire con dei prodotti, non per togliere la malattia quando c'è, perché non la togliete più, ma per prevenirla. Io stesso potando, quando uso la forbice, se taglio un ramo nel quale c'è presenza di cancro batterico, va bene, la forbice, la lama della forbice, mi fa da veicolo di infezione. Cioè, da un ramo ammalato, va bene, porto la malattia su una pianta sana. Pertanto finisco di diffondere questo cancro su tutte le piante che ho in coltivazione e nell'arco di un paio d'anni tutte quelle piante muoiono. Questo cancro batterico volgarmente è chiamato anche mal del piombo. Perché è chiamato mal del piombo? Perché quando la pianta è in vegetazione, cioè sui rami ci sono le foglie presentano proprio delle zonature, cioè dei piccoli fori completamente tondeggianti, che possono essere anche estremamente numerosi, cioè possono addirittura toccarsi l'uno con l'altro, e questa è la manifestazione tipica che avviene sul ciliegio. Quando questi fori si toccano l'uno con l'altro, la foglia ingiallisce, anche se siamo nella stagione mese di maggio o inizi di giugno, si defoglia completamente. E guardate che quando la pianta si defoglia e poi ripartire, perde tutte le sostanze di riserva. È la morte. Cioè, deve compiere uno sforzo tale per cui non ha più l'energia per nutrire le nuove foglie e la pianta muore. Ma è sempre una conseguenza di un qualcosa che è presente da almeno un anno sulla pianta stessa, al quale noi non abbiamo dato piede. Allora, il prodotto da mischiare con l'imidacloprid è chiamato Dodina. Allora, i nostri vecchi testi, cioè quando ero studente io, mi dicevano di utilizzare rame, va bene? E ancora oggi ci sono tantissimi appassionati, tantissimi vecchi coltivatori che sono rimasti affezionati a questo prodotto, va bene? I quali impiastricciano addirittura i tronchi delle piante da color corteccia, va bene? Diventano di colore blu, addirittura per la quantità di prodotto che vanno a spruzzare su queste piante. Però questo prodotto, io ve l'ho già spiegato qual è la sua pecca grave. Quando piove si dilava, cioè l'acqua piovana lo toglie dai rami della pianta e va a finire nel terreno. Perciò se io devo proteggere un ramo o parti di pianta, che possano essere, che ne so, rami di prima, branche di quarto, di quinto anno, di secondo o di primo anno, va bene, anziché proteggermi, mi va a finire nel terreno e non le protegge. Perciò io devo trovare un prodotto alternativo che possa entrare nella pianta, nei tessuti della pianta, e rimanerci per un periodo lungo o medio lungo. Il migliore in assoluto è la Dodina. Qui farà di voi, c'è già presente qualcuno di residente a Castrezzato, che probabilmente, sentendomi ripetere questo prodotto per una, 10, 20 volte, va bene, ha impostato proprio i trattamenti utilizzando esclusivamente questo prodotto. E vi devo dire che sta ottenendo dei buoni risultati, perché tutti gli anni assaggio parte dei frutti che raccoglie nella sua proprietà investita con piante fruttifere.
Allora, insetticida più anticritogamico, imidacolo più dodina, quanti trattamenti bisogna fare? Con l'imidacloprid uno solo, con la dodina invece bisogna farne almeno 4, incominciando quando le piante perdono le foglie nella stagione autunnale. Allora, quando incomincia la caduta delle foglie, bisogna eseguire il primo trattamento. Perché bisogna farlo quando la pianta incomincia a perdere le foglie? Perché quel maledetto malattia, la foglia la trasmette. E siccome le foglie dei nostri fruttiferi, in particolare quelle del ciliegio, oppure anche quelle del diospiro, del caco, non marciscono da un mese di ottobre quando cadono al mese di gennaio, ma sono ancora integre. Pertanto quel micelio presente sulle foglie viene trasmesso dalle foglie stesse su altre piante o su piante nuove che voi avete messo a dimora. Perciò uno a ottobre e gli altri tre nella stagione invernale, vale a dire fine di gennaio, metà febbraio, metà marzo. Se poi avete problemi di marciumi, cioè coloro i quali coltivano i prunus cino-giapponesi, e quando gli hanno ventati, porca la miseria, era me che ne sa se le giostre quando era la festa del paese. Perché sono quelle che, come posso dire, più complicate ancora rispetto alle pesche. Perché dico questo? Perché vi sarete resi conto che questi prunus, che voi chiamate volgarmente susino, che hanno una dimensione grossa come una pesca. Quando voi li andate a raccogliere, già al momento della raccolta, se voi tastate la resistenza del frutto alla pressione delle dita, vi accorgete che sprizza acqua. Ciò sta a significare che il tessuto all'interno, sotto la buccia, l'è già compromesso. E da che cosa viene compromesso? Viene compromesso dalla moniglia, che è un'altra muffa che colpisce tutti i fruttiferi. Però ripeto, quelle più, diciamo così, disponibili ad essere aggredite da questa moniglia, che colpisce le foglie, i rami, i fiori e i frutti. Non è che colpisca solo il frutto, colpisce tutte le parti della pianta, va bene? Sono quelle più predisposte, sono queste prunus cino-giapponesi e le pesche nettarine. Perché sono più predisposte? Perché hanno la buccia più sottile, la buccia più fragile, pertanto riesce ad entrare molto, con molta più facilità rispetto alle vecchie varietà di pesco, cioè quelle che hanno la buccia con la peluria. Perciò bisogna anche lì, nel caso ci fosse la presenza di queste situazioni, questo è un melo che è stato mummificato dalla malattia che sto dicendo adesso. Allora, se sulla pianta, sulle piante che voi avete in giardino in coltivazione, ci sono i mummi, cioè dei frutti dell'anno precedente, significa che avevate le moniglie. Perciò non bastano 4 trattamenti con la dodina, ma dovete aggiungerne uno in più, va bene, da eseguire quando la pianta ha già aperto tutti quanti i fiori e questi fiori stanno perdendo i petali, cioè nel periodo della scamiciatura. Sono stato chiaro? Allora, 1 ottobre, diciamo metà ottobre, quando comincia la cascola fogliare, uno a fine gennaio, uno a metà febbraio, uno ai primi di marzo e l'altro, a mio modo di vedere, dopo i 20 di aprile. E così siamo fra diciamo così, la fioritura dell'albicocco con la fioritura del pesco e anche con la fioritura delle susine.
Ecco, io ho parlato di succino giapponese. E il succino cino giapponese rispetto ai succini europei ha ganato il problema, che se lo mettete singolo nella vostra superficie coltivata, va bene, con difficoltà il polline riesce a fecondare. Perciò bisogna avere nelle vicinanze un succino europeo, cioè una pianta di Prunus europea, che le api, spostandosi dalla pianta con polline fecondante, va sulla pianta che ha un polline non sufficientemente maturo, va bene, e riesce a fecondare il frutto. Ecco perché tante volte mettendo a dimora una pianta di questi succini non si hanno risultati, proprio per la mancanza di impollinazione, cioè non c'è polline che possa fecondare la parte femminile del fiore. E come li riconoscete questi succini cino-giapponesi? Si riconoscono perché fruttificano sui dardi. E adesso entriamo in merito e capirete che cosa sono i dardi. Ok? Sono chiaro, signori? Perché è una serata un po' complicatina. Abuso olio della sua porcheria, per me. Per me è porcheria. Ma è garantita, guardate che è garantita. Cioè, quando dico che è porcheria, è perché so esattamente quello che sto dicendo. Però non posso dire per tutti i prodotti non utilizzatelo per colpa mia, perché se fra di voi c'è qualcuno che li vende, quando un doffero al materiale o mece lungo come calede nase. Va bene. Pertanto bisogna mediare la situazione e accettare, come posso dire, senza porre la domanda perché non più l'olio, accettare i due o tre prodotti che vi consiglio, perché li ho provati, straprovati, va bene, e fino a che non sono riuscito ad ottenere quello che era necessario ottenere, ho insistito cambiandoli ogni anno. Così è. Prego. È vero che nel Trentino danno anche il sapore di Marsiglia. Sì, ma guarda che... No, io ho sentito... Sì, ma cioè... Uno è Trentino, lo possiamo usare anche noi, il sapone di Marsiglia. Lo possiamo usare anche noi. Cioè, se fra di voi c'è la persona che dice io per eliminare l'afide... Cioè l'afide è quell'insetto di cui ho parlato 10 minuti fa, che sicuramente se avete delle piante di Prunus all'interno del giardino lo potete raccogliere a chili, non è che ce ne siano due o tre, io sono i chili di afidi, cioè piante. Addirittura se vi fermate qualche 10 minuti con la macchina e la volete piazzare all'ombra, provate a metterla sotto una pianta di Prunus, la dovete portare al lavaggio, magari anche alle spasole che gira d'arena, perché quella che esce è collante, va bene, e non riuscite a toglierlo con la spugnetta, per dirvi la quantità di insetti che è presente sulle piante, ma non solo sulla singola pianta, su tutte c'è quella situazione. Però per rispondere completamente al signore, chi vuole impostare una rotta diversa dalla chimica, va bene, può ricorrere a prodotti, anzi deve ricorrere a prodotti alternativi a quelli che ho suggerito io. Uno dei prodotti alternativi già lo conoscete, che è il piretro, va bene, che l'abbiamo conosciuto con trattamenti sugli ortaggi, in particolare sul pomodoro, sulla patata. Però questi prodotti che cos'hanno cioè quale difficoltà vi portano ad affrontare? Innanzitutto il numero dei trattamenti che dovete fare, perché lì ogni settimana bisogna trattare. E in più questi trattamenti, in particolare il sapone di Marsiglia, come diceva il signore, se sulla pianta ci sono ipotesi 100 afidi, ne elimina forse 10. Perciò bisogna in continuazione fare trattamenti e vi assicuro, va bene, che quando dovete fare il secondo di trattamento nella vostra testa scattano delle molle per cui vi dicono orco cane come
come andava quel mister là. Ora con cane come andava quel lì, passano i giorni, va bene, e voi mi trovate con gli apici delle piante che non sono più apici, ma sono piante, apici ricurvi verso il basso. Cioè addirittura l'apice si rivolge verso il basso a causa della saliva tossica dell'insetto che va a lasciare nel punto dove inserisce la proboscide. Perciò il sapone di Marsiglia va bene. Tenga presente che nella nostra zona molti usano anche l'acqua ottenuta dalla fermentazione delle ortiche, che puzza in un modo orribile, orribile la puzza che emana quella soluzione. Però che cosa fa? Se il signore fa il trattamento e la signora è una confinante, volano da questa pianta su quest'altra, cioè volano, si fanno spostare dall'aria perché non sanno volare, aprono le ali e l'aria li spinge, perché loro non sanno muovere le ali. Le ali per loro servono per coprire il corpo, perché hanno la pelle nuda, cioè la gamma peluria, e le ali li protegge dal sole, altrimenti verrebbero ustionati e morirebbero. Questa è la come posso dire, la capacità che ha dato la natura in più a questo insetto per poter sopravvivere più facilmente nell'ambiente in cui vive per procurarsi il nutrimento. Perciò, allora, abbiamo innanzitutto individuato che cosa devo fare prima di fare la potatura. Perciò devo partire dal mese di ottobre con il trattamento e arrivare fino al momento della potatura. Al momento della potatura io devo aver fatto almeno 3 trattamenti. Perfetto? Questo che... Tenete presente che al momento della potatura io non ho ancora fatto il trattamento contenente l'imidacloprid, perché le gemme non sono ancora gonfie. Perciò il trattamento con l'imidacloprid andrò a farlo una volta eseguita la potatura. Perciò se dico questo, quando a novembre magari passando e osservando l'ambiente che sta nelle vicinanze delle vie di comunicazione e vedo hobbisti che stanno potando le piante, stanno commettendo un errore gravissimo. Perché stanno commettendo un errore gravissimo? Perché dove io taglio non c'è più la corteccia. Allora, se taglio, do la possibilità al gelo, al freddo, di entrare. E quando entra, il gelo che cosa fa? Ghiaccia la linfa presente all'interno del ramo, il ghiaccio fa aumentare di volume e scoppiano i tessuti. Se vi ricordate l'annata del 85, quando c'è stata quella nevicata famosa, è stata anticipata da 2 nottate, cui una nottata è andata a meno 14 nel nostro circondario. Quel meno 14 che cosa ha fatto? Tutte le piante di media e piccola dimensione sono morte tutte, ma non sono morte perché geseranno le foglie, sono morte perché sono scoppiati i tessuti interni. Cioè in pratica il gelo è stato talmente violento che ha ghiacciato anche la parte interna, aumentando di volume sono scoppiati i tessuti, e scoppiando i tessuti la pianta non è più stata in grado in primavera di ripartire. Perciò se io taglio troppo precocemente, quest'anno diciamo che l'inverno non è stato proprio un inverno tale che possa aver compromesso. Però ci sono degli inverni che sicuramente la temperatura minima non è meno 5 come è successo nell'inverno attuale, ma può essere anche di meno 8, meno 9. Perciò il freddo più è insistente, più può provocare danni. Perciò allora l'ideale per intervenire con la potatura, qual è il mese in cui è fattibile un intervento di violenza sulla pianta? È la fine di febbraio.
Perciò quest'anno addirittura alla fine di febbraio probabilmente la dovremo spostare alla prima settimana di marzo, perché è prevista neve fino a lunedì, va bene? E credo che da lunedì in poi ci siano ancora un paio di giorni e poi febbraio è finito. Tu anche quella da fiore. Beh, quelle da fiore addirittura se l'ho fatte le rose. Le rose, di solito sono le prime che si puntano. Chissà perché, magari ne avete due di piante di rose nel giardino, però nel mese del desenno c'è per le a tagliare. Cosa fa fare le chi de mal per andare a tagliare nel mese del desenno? Lasciatele fino alla fine di febbraio o alla metà di marzo. E oltretutto, se voi andate a potarle, quando hanno già le gemme aperte, va bene, la pianta vi parla e vi dice da sedere a sbagliare. Perché se potete una rosa lunga 40 cm è un errore madornale. La rosa, soprattutto quelle uniflora, cioè quelle da fiore reciso, devono essere potate a due gemme, cioè lunghe 25 cm, lunghe in sé le cadesse. Via lunghe in sé. Perché essendo rifiorenti, alla seconda fioritura fino alla quarta, dovete usare lo scaletto per andare a recuperare i fiori. Se partite con speroni di 40 cm. Quando voi invece andate a potare a marzo, quando le gemme sono già aperte, c'è già, diciamo così, la ripresa vegetativa sviluppata all'incirca di 2 cm, già vedete dove è possibile addirittura tagliare tutto il vecchio. Perché? Perché già la pianta ha dato origine ad un nuovo germoglio. E voi potete tagliare, perché il nuovo germoglio sostituisce il vecchio. Prego? Contro le gemme, possiamo soffrire la pianta? Ma assolutamente no, assolutamente no. La mia compagna non ha detto che è mia vita. È un nuovo anziro, quindi è sdecola mai. Va bene? Dove voi tagliate, dopo due ore, il taglio è già asciutto. E perciò non succede assolutamente niente nei confronti della pianta. Fate attenzione piuttosto, se avete una... rientro in argomento perché non è argomento di oggi. Addirittura sul giornale di Brescia c'è un articolo di una pagina sulla potatura della rosa oggi, ma non è sulla potatura della rosa, è il vivaista che ha organizzato quel corso, che sta facendo pubblicità al proprio vivaio, va bene, e dice: volete partecipare al corso? 3 ore pagate 30 euro. Questo in pratica è il discorso finale. È il discorso finale. Arrivo subito. Però voglio dire, se avete delle rose vecchie che hanno anche nel punto di innesto delle bocce con un diametro di 30 cm, voi state sempre particolarmente attenti che il germoglio sia al di sopra di quella boccia. Perché se è al di sotto parte il selvatico, perché sono costituite da una parte selvatica e una parte gentile, va bene? E non dovete lasciare 6-7 tiranti, perché è una rosa vecchia, perciò ha energia. Quando ne avete lasciati 4 è più che sufficiente, perciò 4 significa avere 8 rami nuovi, perché ci sono due gemme su ogni ramo, va bene? Meglio se l'ha fatto precocemente, deve rifarlo un'altra volta. Ha fatto una cosa correttissima pur non sapendolo, perché nella prima potatura della rosa dovrebbe essere uno sfoltimento della vegetazione fatta l'anno precedente. Sfoltimento significa tagliare i rami che ci danno fastidio, o passando, o perché dobbiamo preparare nelle vicinanze qualcosa. Quello significa sfoltire, ma la vera potatura deve essere effettuata, che ne so, la prossima settimana, fra 10 giorni. Va bene? Perfetto. Allora, questo trattamento si può dare anche sull'uva, quello che ha detto prima? No. Stiamo parlando di pianta da frutto, esclusa la vite. Vabbè. Esclusa. Addirittura la dovina, per quanto riguarda la vite, è tossica. Pertanto è bene non usarla. Allora, io adesso, facendo un trattamento di insetticida e fungicida, è consigliabile, tornando all'olio, usare un 10-15% come adesivo, è meglio il classico adesivo?
Dunque, io personalmente vi dico, usate l'adesivo. Classico. Classico. Non usare l'olio in sostituzione dell'adesivo. Perché l'olio in pratica a cui fa riferimento il Signore è commercializzato col nome di olio Cin. E ricordo che forse una decina d'anni fa, addirittura una trasmissione una trasmissione televisiva proprio, si era dilungata sull'uso di questo olio nei confronti delle uova di cocciniglia. Va bene? E sembrava che questo olio avesse risolto tutti i problemi legati alla tossicità di altri prodotti, va bene, usati nei confronti delle cocciniglie. Le cocciniglie si è moltiplicate di 1000 volte. Pertanto sta a dimostrare quanto fragile sia quest'olio, va bene, che inizialmente è nato come adesivante. Adesivante significa migliorare la persistenza di un prodotto sulla pianta, prodotto o insetticida o anticrittogamico. Successivamente si era arrivati alla conclusione che questo olio inibiva le uova deposte da parte della femmina delle cocciniglie deposte all'interno della corteccia, ma ne inibiva uno su 100 probabilmente, perché se si sono moltiplicate così le cocciniglie, evidentemente l'olio gamma hit quel risultato che si sperava. Ho perso soffocamento con l'olio. Però ripeto, al mio giorno semina, cioè questo è il problema. Allora, il prodotto sostitutivo dell'olio C non esiste. Cioè, ripeto, è un adesivante, no? Allora, l'adesivante, la sua azione è quella di migliorare la persistenza di un altro prodotto distribuito sulla pianta. Cioè io quando parlo di prodotti che si dilavano con l'acqua, se lei aggiunge l'adesivante, migliora l'adesione sulle parti verdi della pianta. Perciò se piove non da temporale violento, il dilavamento non c'è. Questa è l'azione dell'adesivante. Tenete presente che in commercio di adesivanti ce ne sono un'infinità, non ce n'è uno solo, ce ne sono tantissimi. Allora, io adesso... dividiamo le piante da frutto in due enormi gruppi. Il primo sono le drupacee sono quelle che hanno il nocciolo all'interno, pertanto sono ciliegio, albicocco, pesco, susino, mandorlo e l'altra, ciliegio susino e ciliegio amaro. E le nettarine entrano sempre nelle peste. Allora io per cercare di facilitarvi ciò che vado a dire, ho portato delle parti di pianta. In particolare ho portato del pesco, del ciliegio, del susino. Poi ho portato melo per fare le pomoidee e ho portato il diospero, che sarebbe il cacao. Il diospero ho portato addirittura una pianta, perché se porto un ramo non si capisce un tubo, pertanto ho portato una pianta per far vedere com'è conformata in funzione della potatura degli anni precedenti, per evitare di vedere i monumenti al milite ignoto che si vedono passare. Con dei spelunotti, se, ragazzi, se, va bene. L'unica cosa però, siccome siete molto vicini gli uni agli altri, di non cercarvi a vicenda, va bene. Perciò vi raccomando, prestate particolare attenzione. Qua le lascio qui, che così ve le girate voi. Thank you.
Ma che rami di che gare sta? Questo me lo tengo io perché se non sono mai. Allora, intanto incominciamo a capire già che tipo di pesco abbiamo fra le mani. Guardate quello che troviamo sulla vegetazione, va bene, come ramo anticipato, cioè questi rami laterali sono rami prodotti dalla pianta nell'anno precedente, va bene, perciò questo è un ramo che ha 2 anni e questi invece sono rami che hanno 1 anno, va bene, esatto. Noi vediamo che su questi rami non c'è produzione di ramo anticipato, cioè non ci sono le femminelle. Vi ricordate quando stavamo parlando di pomodoro, che avevamo detto che all'ascesa delle foglie partono i rami anticipati? Qui non ci sono i rami anticipati, perciò sta a significare che è una vecchia varietà, va bene, con la buccia piena di peluria. Se fosse una nettarina, cioè quelle che hanno la buccia glabra, qui, in particolare sulla seconda, terza, quarta gemma, ci sarebbero dei ricacci lunghi 10-12 cm, piccoli rametti, che possono essere anche fruttiferi, che sono chiamati brindilli, che però sulla pianta sono negativi. Perché sono negativi? Perché tolgono alimento, va bene, ai frutti posizionati sull'asse oltre il rametto anticipato. Perciò diciamo che questa varietà almeno un problema non ce l'ha. Per quelli che hanno dei rametti di buona dimensione, tipo il signore, poi questo signore, il signore qui in prima fila, la signora là in fondo, provate a osservare alla base dove impugnate il rametto, va bene? E noterete che dove parte il ramo giovane c'è la gomma, e questa gomma che cosa mi dice? Che la pianta sarebbe già una pianta da motosciga, perché la gal cancro. Allora l'ho visto prima quando, eccola qua, siccome i rami li ho tolti tutti dalla stessa pianta, significa che una buona parte di questa pianta è già in piena di questo cancro batterico, per cui il suo futuro è già condizionato dalla presenza di questo batterio. Allora, ecco, noi dobbiamo adesso, il nostro compito di stasera non è quello di prendere in mano le forbici e metterci tutti a potare. Il nostro compito è quello di conoscere quali sono le produzioni fruttifere delle drupacee, va bene? Perché dico delle drupacee? Perché non tutte hanno le stesse produzioni fruttifere. Cioè, se io vi spiego come potare un pesco, va bene? Non è detto che voi sappiate potare un susino, perché le produzioni fruttifere del susino gli è diverse da quelle del pesco, capito? Però il mio intento è quello di portarvi di fronte alla pianta e dire: aspetta un momento, la sera, eccetera, eccetera, la produzione del pesco, va bene, avviene sul ramo misto. Allora io dove vado a cercare il ramo misto? Non vado a cercarlo dove la corteccia è lignificata, ma lo vado a cercare dove la corteccia non è ancora lignificata. Cioè, quelli che producono sono questi rami. Va bene? Queste lungo l'asse,
che ci sono questi piccoli, diciamo così, piccole protuberanze, non sono altro che delle gemme che daranno origine ad altri nuovi rami da utilizzare per fare impostare, meglio non fare, per impostare la potatura di rimonta. Perché bisogna fare la potatura di rimonta? Per evitare di dover usare le scale per salire sulle piante, perché oggi quello che conta è la manodopera. Perciò se io devo imbrattarmi con la scala, perdo tempo a potare, perdo tempo nella raccolta, perdo tempo nei trattamenti, perciò il prodotto finito mi costa tantissimo. Ecco perché la pianta sul ramo vecchio tende a fare queste produzioni. Perciò io, il prossimo anno, va bene, posso tornare indietro addirittura a questa altezza, perciò accorciare di un metro abbondante quello che è l'allungamento della produzione. Però per quanto riguarda voi, questo discorso che ho fatto del costo della manodopera interessa relativamente, a voi interessa conoscere dove fruttificano, perciò l'abbiamo già visto, è chiamato ramo misto, questo è un 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 altro ramo sempre misto, e anche tutti gli altri. Quella che vedete qui, allora mi sposto e cerchiamo di portarla in primo piano, questo è un rametto anticipato, che nel caso di questa varietà non ha gemme a fiore, però se fosse una nettarina ci sarebbero delle gemme a fiore, che ripeto sono dannose perché tolgono energia al frutto presente sul ramo, che è quello che dovrebbe fruttificare. Queste qua, se ci mettiamo a togliere anche quelli con la potatura non finiamo più, perché ogni pianta di nettarina è ganata su qualche centenere. Cioè se questa branca sarebbero da togliere, perché ripeto, esili come sono, hanno poca energia, il frutto è piccolo e per nutrire quel piccolo frutto tolgono energia al ramo primario. Tante buone domande. Allora, vediamo adesso perché è chiamato ramo misto, perché la salvemmo abbiamo per Giulio, il chiama ramo misto. È chiamato ramo misto perché il ramo porta gemme a fiore e gemme a legno. Allora, ogni nodo, se voi lo osservate, l'avete in mano, io mi avvicino a questo signore perché c'è un esempio molto particolare, ed è questo qui. Le gemme non sono mai singole, ma dovrebbero essere in un numero di tre per ogni nodo, due a fiore e una a legno, e quella a legno non la vedete. Allora, eccole qua. Questa qui è una. Se vedete le due a fiore, allora, l'esempio è questo, vedete? Ci sono due gemme a fiore, una a destra e una a sinistra, e la gemma a legno in mezzo. Eccola lì. Quella lì è la gemma a legno. Questo qui è il parlamento. Allora, la stessa cosa è a livello apicale. A livello apicale la cima, va bene? È sempre munita di gemma a fiore più gemme a legno, non ne ha una sola in cima, ma ne ha più di una, addirittura ha una corona che gira intorno alla gemma apicale. Questo perché? Perché il ramo deve allungarsi, va bene, per avere la produzione l'anno successivo. Perciò ecco qui il dover tornare indietro, perché se mi si è allungato un metro l'anno scorso, se mi si allunga ancora un metro mi va a due, ancora uno mi va a tre, ancora uno mi va a quattro, e mi vuole c'è per la scala per andare a raccogliere il frutto, no? Perciò allora devo fare la potatura di rimonta, cioè la potatura di ritorno, e
tornare indietro. Ecco il motivo per cui mi interessano queste gemme lungo la branca, sui rami vecchi. Piegatemi solo. Allora, l'hobbista di solito che cosa fa? E c'è una mala fulmis e comincia tec, 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 va bene, e lascia dentro il sperum, va bene? L'anno 21 se passo un prati castrezzato e vedo un ramo di pesco, buttato così mi suona il campanello, giuro! Va bene, perché mi suona il campanello? Perché se è un ramo misto, bisogna lasciarlo in lontano. Se è troppo lungo taglierò qui, ma non qui, perché casco che è tutti gemmi a legno, non è nemmeno dei gemmi a fiore. La stessa cosa che succede a questo signore con cacco che gli era amputato lasciando degli speroni così, e tutti gemmi a legno, non è nemmeno dei gemmi a fiore. La stessa cosa succede a voi se non partite con l'intenzione di dire ogni branca, cioè quella che ha in mano il Signore, è una branca, cioè quel ramo da tutta lunghezza è una branca, quella branca ha 2, 4, 6, 8, 9 rami di un anno, va bene? Allora, la nomenclatura mi dice che ogni branca deve portare dai 3 ai 5 rami fruttiferi. In complesso, quei 5 rami fruttiferi devono avere 40 nodi portanti gemme a fiore. Mi sono spiegato? Allora, se sono 40 le gemme che io devo lasciare su una branchetta come quella che ha in mano il Signore, come quella che ha il giovane presente in seconda fila, va bene, che cosa devo fare io? Devo eliminare un 2/3 della vegetazione presente su quella branca. Però non devo tagliare mentre parlo col Signore che mi è dietro e taglio, va bene? Devo avere gli occhi di fronte al ramo e dire questo qui ha una direzione interna, pertanto non va bene. Perché non va bene? Perché produce ombra. Perché non va bene l'ombra? Perché non lascia asciugare le foglie. Allora questo lo vado a tagliare e lo taglio radente, non lascio uno sperone di un centimetro, perché quello sperone di un centimetro che cosa produce? Gemme a legno, e dove taglio, se lascio le gemme a legno mi vengono fuori i succhioni. I succhioni sono dei rami, lo dice il nome stesso, che ciucciano come dei matti, si allungano anche più di un metro nell'arco dell'anno e impoveriscono la pianta. Perciò allora, oltre ad aver individuato il numero dei rami che devo lasciare, devo conoscere anche quali lasciare. Va bene? Perciò quelli che vanno all'interno li devo tagliare tutti. D'accordo? Quelli che sono posizionati, ad esempio questo, tenete presente che i rami, le branche, i rami vecchi del pesco hanno questa posizione. Sono tutti orizzontali, cioè non qui da noi, sul Veronese, dove c'è una tradizione frutticola, diciamo così, molto diffusa e dove sanno operare in un modo corretto. Perciò il ramo è orizzontale, la branca, che sarebbe questa, è orizzontale. Perciò ci sono dei rami che sono sotto la branca, e allora sono da togliere tutti, anche quelli. Esatto. Oltre a togliere quelli che sono sotto, devo togliere quelli che hanno una posizione verticale, cioè questo, quest'altro, va bene? Io li dovrei togliere tutti. Perché? Perché se sono verticali si comportano da succhioni, tirano, va bene? E vanno dritti verso l'alto, ciò che non va bene. Perciò se io dico lasciare un 40 gemme e tenete presente prima di potare i suggerimenti che vi ho dato, tagliare i rami che vanno verso l'interno, tagliare quelli che sono sotto la branca e quelli che sono posizionati in senso verticale sulla branca, è ovvio che
Forse saranno anche meno di 40 se non avete mai potato in un modo corretto quella pianta che dovete ancora potare. Mi sono spiegato? Perfetto. Adesso c'è un'altra attenzione che io devo fare. Quando si pota, il ramo non deve essere mai piegato verso il basso, perché si torce. Allora, quando io sto potando, se la pianta è oltre l'altezza che posso raggiungere, devo utilizzare uno strumento che mi consenta di arrivare fino sulla cima e non prendere il ramo e piegarlo, perché dove piego si rompono i tessuti, in particolare se sono giornate fredde. Ok? Qui ci siamo sul pesco? Va bene? Dal pesco passiamo. Allora io li metto qua, quelli che sono più interessati li vengono a prendere. Allora, quello che adesso avete la possibilità di conoscere è un susino cino giapponese, sono quelle susine che dicevo prima che fanno quei frutti di grossa pezzatura. In partenza sulla pianta ne avete una quantità esagerata, la prima ventata del mese di maggio ne cadono il 90%, va bene, quando sono grossi quanto una noce, metà o tre quarti, beso, e l'altro quarto che rimane sulla pianta non lo mangiate comunque, perché si nidificano sulla pianta, va bene. Ma il motivo è legato a quanto abbiamo visto prima, cioè a quella muffa che entra nel tessuto e che bisogna trattare quando la pianta è ancora in fioritura. Allora, vi ho detto prima che le cino giapponesi si riconoscono dalla tipica caratteristica che hanno sulla quale portano il fiore. Allora, osservate questi piccoli rametti. Va bene? Ce ne sono in questo caso tre orientati in tre punti cardinali diversi. Sono a mazzetto, cioè significa che ci sono un gruppo variabile da 5 a 7 gemme, di cui una sicuramente è a legno, le altre sono tutte a fiore. Questo mazzetto, cioè questo piccolo rametto, è chiamato dardo. Allora, ha una lunghezza massima di 2 cm circa ed è presente sulle drupacee, in particolare sui prunus cino giapponesi. Perché continuo a insistere sul prunus cino giapponese? Se fosse un prunus europeo, questo qua è un ramo misto, va bene? Per quanto riguarda la varietà cino giapponese, è un ramo di allungamento e a tutte gemme a legno. Se fosse una varietà europea, questo ramo misto porterebbe gemme a legno e gemme a fiore, cioè si comporterebbe come pesco. Ecco dove si riconoscono le due varietà quando è il momento dell'acquisto, perché quando voi le acquistate il frutto non c'è. Pertanto, se voi vedete un frutto tondo e grosso, sapete già che è un cino giapponese, ma se è mio frutto, è ovvio che io devo guardare l'allungamento annuo, va bene, del rametto. E come riconosco l'allungamento annuo del ramo? Dal colore della corteccia. È molto più chiaro, tendenzialmente rossiccio. Da qui a qui. Va bene. Le gemme sono tutte appuntite e sono singole, pertanto se sono singole sono tutte a legno. Queste gemme presenti su questo asse danno origine a questi dardi, perciò la pianta come lavora l'allungamento annuo
l'anno successivo sull'allungamento annuo compare il dardo, va bene? Il dardo nell'anno successivo fruttifica, e fruttifica solo nella zona apicale, cioè non ha gemme lungo il suo asse, sono tutte portate sulla cima. Su questo allungamento dell'annata 2012, questo rametto, quest'anno ci saranno 3 o 4 dardi. E questo rametto che cosa mi consente di fare? Di impostare la potatura. Perché mi consente di impostarla? Perché se io lascio andare questo ramo, questo rametto, la pianta si allunga. Se io invece imposto la potatura su questo rametto, ho la produzione, perché è qui, e nello stesso tempo allargo la pianta, non la alzo. Mi sono spiegato? Ecco perché sempre nel Verodese vedete delle piante di pesco che occupano 4 metri di larghezza, proprio perché si ha sempre la tendenza ad allargare la pianta e non ad alzarla. Perciò, per quanto riguarda queste cino-giapponesi, abbiamo questa caratteristica: anziché produrre sul ramo misto, producono sul dardo. Allora, quando voi andrete a fare la potatura, ammesso che le abbiate, va bene, ovviamente che cosa fate? Andrete ad impostare la potatura tenendo presente questi dardi, va bene, e tagliando, lasciando un ricaccio dell'anno scorso e tagliando la vegetazione oltre, e perciò dovrai tagliare qui. Questo qui lo posso tenere così com'è perché al di sotto di diverso non ho niente, oppure addirittura posso impostare la potatura di rimonta, cioè tornare indietro. Tornare indietro significa usare questo o questo. Cioè, se voglio ringiovanire posso tagliare o qui, posso tagliare qui oppure qui. Va bene? Allora, abbiamo visto anche il fusino, adesso dobbiamo vederlo un altro. Andiamo a vedere il cerveglio. Allora, per quanto riguarda il ciliegio, ho portato 2 varietà di ciliegio, un durone e una ciliegia dolce. Che differenza c'è fra ciliegia e durone? La ciliegia ha una dimensione più piccola, è molto più tenera, non crocchia sotto la masticazione e matura con circa 20 giorni di anticipo rispetto al durone. Che si chiama anche cale. Che si chiama, cioè in dialetto bresciano nostrano si chiamano cale, esatto. Perché hanno due produzioni a fiore diverse. Allora, quella che vi sto mostrando è un ciliegio. Cioè ciliegio significa che alla fine di maggio sono già mature e diventano la pastura ideale degli stormi. Quegli uccelli che hanno chiamato merli alla televisione con un servizio di 5 giorni fa, i merli. Poi abbiamo visto gli ecologisti che verrà col cannoncino, va bene, pensando che uno stormo di milioni come erano quelli, va bene, si possa allontanare sentendo il cep del cannoncino. Va bene, comunque sono cose che, viste la televisione, fanno un po' specie. Però al di là di questo, nella nostra zona in primavera, siccome lo storno parte, una piccola percentuale degli stormi che vengono a dormire nella collina dell'autodromo di Castrezzato, nel momento della riproduzione si distribuiscono su tutto il territorio, perché hanno bisogno di un vastissimo territorio per potersi nutrire di larve, ma non solo loro, anche i giovani. Pertanto occupano, diciamo, tutta quella che è la campagna della Bassa Bresciana. Quando non trovano larve o lombrichi, utilizzano il frutto, e il loro frutto primaverile più gradito è la ciliegia.
Perciò, insomma, è inutile andare a metterci, che ne so io, protezione con una carta che quando si muove fa da specchio o roba del genere, perché nell'arco di 10 minuti ha capito l'inganno e si appoggia addirittura sul canico che sostituisce questo spauracchio. Ah sì? Bene, per vedere. Allora, provate a osservare, mi avvicino un po' di più così lo vedete tutti, provate ad osservare, il frutto viene portato sull'allungamento dell'anno precedente, cioè c'è questo spazio, quest'altro ancora, va bene? Questo piccolo, quest'altro piccolo e quest'altro. Allora, se voi li osservate, partite da questo, vedete che non è un dardo come quello precedente, però se voi osservate questi, sono due dardi, va bene? Sono i coltiramenti di 2 centimetri circa, va bene? Questo qui non è una produzione fruttifera, ma non è un dardo. Perciò allora, che cosa dobbiamo spiegare di questa varietà di ciliegio? Che produce sia sui dardi, sia sui rami misti. Cioè questo qui che noi vediamo, è un ramo misto. Com'è un ramo misto questo? Com'è un ramo misto questo? E quest'altro ancora. Perciò questa, pur essendo una varietà poco gradita, è sicuramente una varietà estremamente produttiva. Perché qualsiasi allungamento dell'anno precedente, sia esso dardo o sia esso ramo misto, produce. Perciò la potatura su queste varietà la dovete impostare a occhi chiusi. Nel senso, taglio il ramo centrale per aprire la pianta e basta. Cioè, se voi avete dei ciliegi che, non so, hanno una chioma larga 2 metri, 3 metri, roba del genere. La forma di allevamento classica è il vaso, cioè in pratica la pianta parte stretta e si allarga nello sviluppo aereo. La, diciamo così, la colonna centrale, la continuazione del fusto centrale deve essere mozzata dove partono le prime branche laterali. E l'unica potatura che si può fare sul ciliegio è quella, basta. Sto parlando di ciliegio però, non sto parlando di durone, perché il durone si comporta in un modo diverso che adesso lo andiamo a vedere. Allora, questo è un durone. Non chiedetemi la varietà perché purtroppo la varietà non mi è possibile riconoscerla dal posizionamento delle gemme, perché sono tutti così. Cioè non è che una varietà posizioni le gemme in un modo e l'altra varietà in un altro. Le posizionano tutti allo stesso modo. Però a differenza del rametto del ciliegio, il durone dove fruttifica? Fruttifica solo sui dardi. Eccoli qua. Vedete che non ci sono le gemme lungo l'asse, ma c'è solo la coroncina con le 5-6 gemme. Pertanto sta a significare che il ciliegio ha una fruttificazione nettamente maggiore rispetto al durone. Però la differenza dove sta per arrivare a compensare la mancanza di numeri di frutti? Sta nel peso. Il peso del durone è circa il doppio del peso della ciliegia, perché è più grosso, perché è più consistente, è più ricco di acqua. Pertanto raccolgo metà quantità, ma raccolgo più o meno lo stesso peso. Anche per quanto riguarda il ciliegio, l'attenzione nella potatura è solo ed esclusivamente a livello di taglio della continuazione del fusto quando partono le prime branche laterali. Pertanto il ciliegio a pianta potata avrà sempre un vuoto centrale. Sì, però diciamo che l'albicocco, il sugino,
il ciclo romano non hanno la continuazione del fusto per diciamo così, per lo sviluppo della pianta, sviluppano le branche laterali. Però se non posso dire che appunto non parliamo di ciliegio ma di pesco che entra luce, aria, ma tu non anche al centro, altrimenti... Ecco perché prima vi ho detto che le produzioni fruttifere sono orizzontali al terreno e non verticali. E se io le metto orizzontali è ovvio che prendono una quantità di luce nettamente superiore che non in posizione verticale. Sì. E tenete anche presente che oggi non è il caso vostro, perché purtroppo a livello hobbistico il mercato ci offre ancora piante innestate a 1,5 metri di altezza. A livello invece di produzione industriale le piante sono innestate a 20 cm da terra. Perciò è un conto partire a 20 cm da terra e un conto è partire a 1,5 metri. Perciò se voi avete questa esigenza e dite io voglio avere delle piante impostate già in partenza come se fosse un frutteto impostato a livello industriale, qui da noi non ne trovate neanche una, vi dovete spostare sul veronese, va bene, perché è da lì dove parte questo tipo di coltivazione ed è da lì dove si vedono gli impianti di un certo livello. È da lì dove vedete le potature fatte con un'attenzione molto particolare. Va bene? Un'altra cosa vi volevo dire, per quanto riguarda il ciliegio, anche per esso, va bene, negli ultimi anni vengono usati portainnesti. Portainnesti però che non sono prodotti in natura, ma sono prodotti in laboratorio. In pratica che cosa stanno combinando? Stanno cercando di utilizzare dei prodotti, dei portainnesti brachizzanti. Brachizzare significa costringere la pianta a rimanere corta. Se io costringo la pianta a rimanere corta, non devo utilizzare quelle strutture, va bene, che hanno in pratica i gradoni. Sono come dei carri portati in mezzo agli interfila, va bene? E su questi balzi, va bene, sono posizionati potatori i quali potano a livelli diversi. Ecco dove si sta rivolgendo oggi la selezione. Per quanto riguarda il melo, questo problema non esiste più, perché a livello industrializzato tutti i meli sono innestati su M9. M9 è un porta innesto creato in laboratorio, creato significa che è stato l'uomo che l'ha creato e i meli a livello industriale non superano 1,5 metri di altezza e non solo quello, sono anche strettissimi tant'è che si possono mettere piante a 70 cm di distanza l'una dall'altra. Perciò immaginatevi la quantità di produzione che hanno queste aziende con un'impostazione del genere. Oh. Allora, abbiamo visto... Il dago dura sempre o ogni tanto dovrebbe cambiarlo? No. Come quelli video che sono lunghi. Allora, questo dago perché si è allungato così? Secondo lei. Allora, questo qui non è più lungo 2 cm come avevo detto, ma se lei lo osserva bene, vede l'ingrossamento che è diverso. Allora sta a significare che in mezzo a questa corona di gemme a fiore c'è una gemma a legno la quale allunga di circa 2 cm ogni anno il ramettino. Pertanto questo dardo ogni anno fruttifica, ma fruttifica su gemme ogni anno nuove, non è che siano sempre le stesse. Lo vede benissimo anche oggi. Il primo anno fino qua. Poi c'è stato il secondo qua e questo è già il terzo allungamento. Va bene? E questo succede, ripeto, sui duroni. Mentre invece sul ciliegio ci sono quei rami che abbiamo visto che sono dei rami misti. Posso fare una domanda? Sì. Io ho 2 o 3 piante tra ciliegio e duroni.
9, 2, 3 anni, entro 1,30 m e poi ramifico, alle quali non ho mai tagliato il prolungamento del tronco. Se lo vado a fare adesso, danneggio la pianta o perciò restano così e vanno avanti così? No, lei la deve potare a spirale. Cioè, immagini di vedere una rotazione a 360 gradi. Sì. Se lei parte in un punto che potrebbe essere questo, va bene? Deve avere il ramo superiore a questo che ha una direzione diversa, non che, ha la che abbia la stessa direzione, perché sovrapponendosi mi sa fa ombra. Capito. Perciò girando a 360 gradi, esatto, deve lasciare i rami che escono in direzione diversa. Che smaltisco il centro. Sì, esatto. Per darle un'idea, potrebbe essere questa. Potrebbe essere questa. Bene. Questo è un diospiro, cioè un caco, però è impostato con quella tendenza al cibo. Allora, abbiamo finito le drupace, il tempo c'è. Siamo alle 10, abbiamo ancora una mezz'oretta, perciò il tempo c'è. Passiamo alle drupace. Alle pomace. Ripeto ancora una volta, essendo anche il ciliegio una drupacea, non dovete potare questi piccoli rametti mai, cioè che non vi venga in mente di pulire il ramo in questo modo, perché se no le ciliegie del limone non ne raccogliete più neanche uno, va bene? E oltretutto se sono duroni, se li tagliate, non avete neanche più negli anni successivi la nuova vegetazione che li sostituisca. Perciò impoverite una volta la pianta di ciliegio, difficilmente riuscite a recuperarla. Va bene? Andiamo sulle pomace, perché sono molto diverse. Allora, mettiamo questa la lascio a lei. nel punto di innesto che sono delle bocce di questa dimensione. Ciò sta a significare che la varietà non è totalmente affine con il porta innesto, cioè la caratteristica che ha il porta innesto non si ama totalmente con le caratteristiche della pianta gentile, però ha un'importanza estremamente relativa, perché questo costringe la pianta a rimanere ancora più corta.
cioè non si allunga. Infatti vedrete adesso, mentre parlo, quanti dardi ci siano su quei rametti che vi ho lasciato e quanta produzione un singolo rametto possa avere. Allora, intanto entriamo subito in argomento. La produzione del melo, nelle pomoidee, va bene, avviene su due produzioni a fiori. Una è chiamata dardo, che già li conoscete, e l'altra è chiamato brindillo. Brindillo. Allora, il dardo è un rametto lungo pochi millimetri, che è questo qui. E sul dardo c'è sempre una serie, cioè c'è una gemma che porta un numero di fiori sempre dispari. Perché il numero di fiori è sempre dispari? Perché la rosetta di fiori ha il fiore centrale che è chiamato fiore re. È più grosso degli altri. Perciò se è più grosso degli altri ci sarà una motivazione. È quello che io devo lasciare quando passo per fare la cascola manuale, per produrre la cascola manuale. Dico manuale perché a livello hobbistico sono costretto per forza di cose a farlo manualmente. A livello industrializzato usano degli ormoni per far cadere quello che è in eccesso. Va bene? Perciò se è chiamata gemma re, sta a significare che dentro porta il fiore centrale che è nettamente più grosso dei fiori che costituiscono la corona. E si deve lasciare solo quello. Guardate che vi sarà capitato di osservare un rametto a fiore del melo quando i frutticini sono molto piccoli. Ce ne saranno 3, 4 o 5, cioè ce ne saranno 3, 5 o 7. Ciò sta a significare che ce ne sono un numero maggiore di quelli che io devo avere su quella produzione fruttifera. Perciò quelli che sono in eccesso li devo togliere e sono quelli che fanno da corona al frutto centrale. Ok? Lo dovete fare molto precocemente questo lavoro, perché più precocemente si fa, meno energia vi assorbe dalla pianta. Ma devo togliere il fiore o il frutto? O il fiore o il frutto, o l'uno o l'altro. Cioè se lei non toglie, cioè togliere il fiore, secondo me, può essere pericoloso perché si rompono con estrema facilità. Il frutto invece è più duttile, si maneggia con più facilità. Oltre ad esserci appunto i dardi, ci sono i brindilli. I brindilli sono dei piccoli rametti, va bene, che possono essere fruttiferi oppure no. Il Signore ne ha uno fruttifero, che è questo. E il Signore ne ha uno fruttifero, ma proprio perché parte da una produzione che è chiamata borsa. Allora, osservate questo ramo. Vedete che ha un ingrossamento non omogeneo. Pertanto, essendo una borsa, e qui ce n'è un'altra, va bene, l'anno successivo la borsa sviluppa uno o più rametti, i quali rametti sono chiamati brindilli, sono più lunghi del dardo, sono più esili del dardo, ma non sempre sono fruttiferi. Nel caso specifico ce ne sono addirittura due, uno qui e uno qui. Questo è fruttifero, qui in cima fruttifica, qui c'è una gemma a fiore, però il frutto che ci sarà qua in cima costringerà questo ramo ad arrivare a questa posizione. Pertanto con l'ondeggio, con un temporale, sicuramente questo non lo raccogliete. Ecco qual è l'handicap del brindillo, quello di avere una percentuale bassissima di arrivare a termine produzione, termine ciclo produttivo. Per avere un esempio di borsa ci spostiamo in questa parte, vedete com'è ingrossata? Ecco, vedete la borsa che cosa ha prodotto? Ha prodotto uno sviluppo di un ramo che ha tutte gemme a legno, tranne quella apicale che è a fiore. Va bene? Perciò se quella apicale è a fiore, sicuramente la linfa qua deve percorrere un percorso enormemente lungo per arrivare a nutrire il frutto. Altro handicap,
va bene? Perciò presenti questi elementi che andiamo a sottolineare, perché bisogna evitarli sulla pianta. Perché dico bisogna evitarli sulla pianta? Perché se noi prendiamo in mano il testo di potatura sulle pomoidee, ci dicono che questa borsa, questo ingrossamento, porta il brindillo. Il brindillo nel suo sviluppo può portare il dardo, e il dardo è positivo. Invece a livello didattico, per evitare tutta una serie di confusioni, ed è quello che vorrei suggerire anche a voi, quando vedete gli ingrossamenti, eliminateli, che così non state ad aspettare 2 o 3 anni per far sì che il brindillo vi porti il dardo. Va bene? Facevamo così anche a scuola, cioè con l'allievo lo portavamo per prima cosa a individuare questi ingrossamenti. Una volta individuato l'ingrossamento, li portavamo a potarlo. Cioè in pratica questo ingrossamento, essendo considerato un qualcosa che per la pianta può essere un assorbimento inutile di energia, li portavamo a potare qui. Va bene? Perché li portavamo a potare qui? Perché qui avevamo sì un brindillo, ma è fruttifero perché ha la gemma a fiore, d'accordo? Ed essendo esile, come ho detto prima, che si può anche rompere, se io tolgo la continuazione ha una buona quantità di energia che può utilizzare, se sicuramente arriva a fine ciclo. Perciò anche qui sono tutte delle, come posso dire, delle deroghe che dobbiamo, come posso dire, dobbiamo imparare non con la prima e neanche con la seconda potatura, ma probabilmente con un determinato numero di anni a disposizione prima di capire esattamente quale può essere la reazione. Da parte nostra però ci deve essere un particolare occhio critico capace di capire cosa ho sbagliato l'anno precedente nella potatura e di non ripeterlo l'anno successivo. Va bene. Allora, tenete presente che a livello di studi, quando ero studente io, perciò 35 anni fa, la scuola, avendo a disposizione un numero di ore eccezionalmente grande come ora di lezione, va bene, non c'era il problema di riuscire a completare il programma anche se ci si assentava per 10 o 15 giorni dall'istituto. E dove ci mandavano? Ci mandavano nelle aziende vivaistiche oppure nelle aziende produttrici, va bene? E in cambio di vitto e alloggio si doveva potare. Però guardate che là bisognava lavorare seriamente, non è che cioè si dovesse andare là e a fare i fantocci sulla pianta, perché dopo è dormito sera tant'era, perché gli insegnanti di una volta ti mozzavano le dita, cioè non avevano un comportamento alquanto democratico, cioè usavano i canici di bambù, ma quelli pieni, il vero bambù, che fa anche male, va bene? E no, per quanto mi riguarda, ne ho prese parecchie di legnate sulle mani, va bene? Perché l'insegnante quando passava manco ti diceva dove avevi sbagliato, ti prendevi la legnata e lì avevi capito che avevi sbagliato, ma senza neanche dirti dove avevi sbagliato. Perciò la seconda volta, quando la vedevi a distanza, incominciavi a mettere le mani così, va bene? Però imparavi. Perciò, essendo andato per 5 anni in Toscana, va bene, sempre con lo stesso insegnante, e tenete presente che addirittura i salariati dell'azienda venivano esonerati del insistere nel lavoro manuale per la potatura per seguire noi. Pertanto, se si rimaneva 10 giorni, sicuramente qualche cosa si imparava. Perciò andando per 5 anni, diciamo che alla fine del 5° anno sicuramente sapevamo dove andare a piazzare la forbice, non avevamo più bisogno del salariato che venisse a darci la voce perché avevamo sbagliato a potare. Oggi invece questo non succede più. Perché non succede più? Perché mancano i mezzi e perché le aziende, dopo aver provato un anno
lo studente il secondo anno non lo vogliono più, preferiscono avere i gruppi, come succede in Francia Corta, di potatori esterni, va bene, ma non avere gli studenti, perché combinano solo pasticci, va bene. Via pratica. Perciò diciamo che la manualità oggi nello studente, anche a livello, diciamo così, di istituto agrario, è molto poco presente, proprio per questo handicap. Va bene. Però al di là che io abbia avuto la fortuna di andare per 5 anni in Toscana, va bene, ho anche però avuto modo di poter apprendere in un modo corretto la potatura su diverse specie, va bene, e questo mi ha dato la possibilità di poter svolgere il mio lavoro per 30 anni con discrete soddisfazioni. Oggi lo studente, se vuole imparare, dovrà arrangiarsi, va bene, e andare a spese sue in aziende private, in modo che possa, che ne so io, nell'arco di 2-3 anni apprendere una buona manualità. Allora, andiamo avanti e vediamo dove sono piazzati i dardi su questo ramo fruttifero. Poi vengo anche a farvi vedere lì dove sta l'ingrossamento, dove sta la borsa. Perché, eccola lì. Allora, i dardi sono qua, ce n'è uno qui, uno qui, uno qui, va bene? Questo qui è stato ceccato probabilmente durante la stagione estiva nel fare trattamenti oppure per altre motivazioni. Ceccato significa che ha perso le gemme a livello apicale e ne presenta una sola, che è questa qui, che però è a legno, cioè è nata troppo tardi e non ha avuto il tempo di trasformarsi in gemma a fiore. Allora, questo qua è fruttifero, questo è fruttifero, questo è fruttifero e questo qui è fruttifero. Allora, adesso vediamo un'ultima cosa importante. A differenza di quel che succede nelle drupace, la gemma apicale, anche su un ramo che non ha nessun dardo, come in questo caso, questa gemma apicale è fruttifera. Perciò allora, se io ho una pianta di melo e la vado a mozzare qua, l'unica possibilità che avevo l'ho tolta, perché l'unica gemma a fiore era in cima, va bene? E facendo questo tipo di potatura l'ho persa. Sapete perché di solito si fa questo tipo di potatura? Per accorciare la lunghezza, per ridurre la lunghezza della pianta. Però se voglio ridurre la lunghezza della pianta, torno indietro qui, non lascio tutto questo ostone, perché da qui mi viene fuori tutto legno, cioè tutti i rami che non mi portano frutto. Ma non solo quest'anno, anche l'anno successivo, perché sono sul fiore. Perciò bisogna tornare indietro fino alla presenza di altri rami laterali, i quali sono fruttiferi qui, sono fruttiferi qui. Va bene? Perciò la potatura corretta è questa. E tenete presente che se noi lo vediamo con questa posizione, ma sulla pianta sicuramente non è questa la posizione di questo ramo, sarà sicuramente un ramo posizionato così, sicuramente. Va bene. L'anno prossimo dove va frutto? L'anno prossimo dove va? Ma vado a cercare da qui quello che mi viene fuori e lo riabbasso ulteriormente. Perché sono queste l'anno 21 che mi daranno la possibilità di avere rami a fiore. Ok? Allora adesso vediamo anche quello lì, perché è diverso. Allora di questo sì, quasi sicuramente, anzi togliamo il quasi e andiamo sulla varietà, sono quelle mele gialle, che hanno le golden, bravo, che hanno una caratteristica oggi molto poco gradita. Sono con una pasta piuttosto grezza, aspra e ricchissimi di acqua. Perciò sono delle varietà che oggi sono alquanto, come posso dire, se non ce ne sono altre va bene anche quella lì, ma se ci sono altre varietà, meglio le altre varietà piuttosto di questa. Ecco, qui abbiamo proprio l'esempio classico, allora, di una borsa, che è questa qui, va bene? La quale ha dato origine a un brindillo, che è questo,
il quale brindillo è fruttifero. Guardate la gemma apicale com'è grossa, pertanto significa che è fruttifero, va bene? Però nel caso vostro, va bene, se avessimo un brindillo, diciamo, che non è fruttifero, che non ci fosse la gemma, non dovete stare ad aspettare che questo mi dia dei dadi tagliati o tutto, va bene? Perché siamo di nuovo nel caso di avere 2 o 3 anni di presenza sulla pianta del ramo senza avere produzione. Un'altra borsa l'avevamo vista prima, che è qua. Questa addirittura non ha niente, va bene? Probabilmente il brindillo uscirà quest'anno, ma prima di dare questa possibilità, nei prossimi giorni con la potatura si deve eliminare tutto. Cioè tagliando la presenza. Oltretutto non ha neanche una gemma, non ha neanche una gemma a fiore, sono tutte gemme a legno, quelle che ci sono su questo ramo. Evidentemente, allora ce n'è una, eccola qua. C'è una gemma a fiore in questa posizione attaccata ad una borsa. L'unica qua. Perciò diciamo che vedendo da una branca che ha circa sicuramente a 2 anni. Vedendo ciò che porta a livello di vegetazione di un anno, va bene, diciamo che anche a livello produttivo non è una varietà molto molto garantista. Allora, adesso abbiamo ancora una decina di minuti di tempo e mi dedico al biospio, al cacco. No? Si chiama cacchi, no? Cacchi, no, cacco. Chiamiamo noi dialettalmente cacco, ma il suo nome è cacchi, biospiro o cacchi. Allora, pianta di 4 anni di coltivazione, mozzata a livello apicale per farvi vedere come dovrebbe, com'è. È impostata la pianta, va bene? Quando entra in produzione. Tenete presente che qui sotto ci sono altri 2 metri circa. La vegetazione non era, no, non parte da qua, la vegetazione era molto più allungata, l'ho tolta solo per problemi di trasporto. Va bene? Vedete che i rami sono tutti lunghi uguali, perciò sono stati prodotti dalla pianta tutti nello stesso anno. Perciò se sono stati prodotti tutti nello stesso anno, ragionando che cosa dobbiamo pensare? Che questo, oppure questo, partiamo da qua perché questi sotto sono leggermente più lunghi, a partire da qua, sino ad arrivare qua, l'allungamento della pianta è stato quello di un anno. E l'anno successivo la pianta ha prodotto tutti quanti questi rametti. Tutti quanti questi rametti oggi hanno 2 anni, l'anno scorso avevano 1 anno, e vedete che ci sono ancora i piccioli dei frutti, che sono questi, che sono presenti sui rametti. Ciò sta a significare che il biospiro fruttifica su ramo di 1 anno portato da ramo di 2. Allora, il ramo di 1 anno è questo, va bene? E poi passo così, lo vedete, ha un colore diverso rispetto a quello più vecchio, va bene? Questo rametto che cosa farà? A livello di ogni singola gemma, va bene? Nel mese di maggio, non in marzo, nel mese di maggio, queste gemme hanno dato origine a dei germogli che sono lunghi 5 o 6 centimetri. Ogni germoglio porta 1 o più fiori, che sono in pratica, diciamo così, c'è la corolla con i sepali, che li vedete perché sono piatti, va bene? All'interno che cosa succede di tutto questo quanto, di tutto quanto questo meccanismo? L'insetto pronobo vi entra e va a fecondare. Se non feconda, quanto voi vedete che sembra una rosetta, cade. Ma cade nel mese di giugno però, va bene? Non cade a breve lasso di tempo, cade a giugno. E addirittura quando ci sono le stagioni con molta pioggia, con vento, che le api lavorano poco, va bene, si può avere una cascola che è superiore all'80% dei
fiori femminili presenti sulla pianta. E voi direte, ma dove lo va a prendere il polline? Perché se questi sono tutti fiori femminili, l'ape dove va a prendere il polline per fecondare il fiore femminile? Perché ci sono le piante maschili, cioè le piante produttrici di polline, che possono essere anche a 8-10 km di distanza, perché le api compiono dei tragitti estremamente lunghi per andare a cercarsi quello che a loro serve per produrre il miele. E quando sulla strada trovano un qualcosa che è di loro gradimento, imbrattano la peluria del proprio corpo ed il polline rimane proprio appiccicato sulla peluria del corpo dell'ape, e l'ape quando entra nel fiore femminile lo va a fecondare. Ovviamente la pianta maschile del cacco, la fruttifica mia, voi trovate il fiore ma non fruttifica. Va bene? Fa come il chiuio, esatto, perfetto. Hanno uno sviluppo nettamente superiore rispetto alle piante femminili, e queste piante maschili vengono utilizzate in coloro i quali coltivano a livello estensivo, va bene, in un numero di 1 a 20. C'è una pianta maschile per 20 piante femminili. Ma non si vede neanche un cacco, no, che non fruttifica. Fruttificano tutti, certo che fruttificano tutti, perché come il sottoscritto gli ha le piante maschili. Allora la mia pianta maschile fornisce metà paese di chiari all'incirca. Va bene? E come ogni la pianta maschile, ci sarà chi, senza saperlo, in lungo un canale o in una superficie non coltivata, un seme di un frutto che ha germinato, va bene, non essendo una pianta femminile, non produce il frutto, va bene, però essendo un cacco, fiorisce, un cacco maschile fiorisce, ed è quello che mi dà il polline per fecondare il fiore femminile. Allora, scusi, ma se acquista una pianta piccola, non fa sapere se è maschile? Sono tutte femmine, sono tutte garantite femmine, cioè non femmina la pianta, femmina il fiore. Cioè lei quando va ad acquistare il biospiro, che trova la scritta vaniglia, trova la scritta cioccolatino, trova la scritta ragno, va bene? Che sono delle varietà di diospiro, quelle sono garantite produttrici, sono già produttrici perché portatrici di fiore femminile. Il fiore maschile si dà per scontato che ci sia nella zona, va bene? Però a livello industriale ne utilizzano una a 20. Però ripeto, guardate che una pianta maschile, va bene, serve per metà paese, come potrebbe essere Castrezzato o Chiari o roba del genere, perché non è solo l'ape che porta il polline in giro, è il vento, va bene? Perciò il vento lo trascina e lo porta a distanze esorbitanti, anche perché è, come posso dire, è forse pari ad una particella di polvere. Perciò non serve un vento che soffia a 70-80 km orari. Ma una domanda, il mio maschio del kiwi, le due femmine a nord e a sud non producono ogni anno gamberi di cicolù. Sarà forse perché sono un po' ombreggiate da questo maschio? No, c'è qualcos'altro. Secondo me c'è la maturazione del fiore femminile in un momento diverso rispetto al... Per le due vicine. Sono le due vicine, però lei tenga presente che non c'è una sola varietà di actinidia in commercio. Ci sono più varietà con fioritura che può essere diversificata di 7-10 giorni. Se la fioritura avviene 7 o 10 giorni in ritardo rispetto al maschio, non c'è più il polline. Allora lei deve fare come se avesse le cino giapponesi, andare a cercare un rametto di actinidia fiorita, va bene? Quando il suo maschio è sfiorito, andarci a cercare un rametto fiorito e posizionarlo vicino alle due piante. Basta un solo giorno e i fiori vengono fecondati. Come si fa in pratica con le cino giapponesi, che si va a cercare il fiore selvatico che cresce, che non so, in Metrean Canal, va bene? Si raccoglie un mazzetto di fiori e lo si porta sulla pianta in fioritura.
nell'arco di una giornata tutti i fiori femminili che vengono visitati dalle api vengono fecondati. Va bene. E così deve fare anche lei. Tenga presente però che le due varietà che vanno per la maggiore da noi sono due. Una è l'Howard, che è quella che fa il frutto grosso, e l'altra è la Monti. Anziché fare un frutto oblungo, fa un fiore, madonna, fa un frutto tondo e più piccolo rispetto a quella dell'Howard. Però fioriscono in due momenti diversi. Perciò per quanto riguarda la varietà Monti, bisogna avere i maschi che fioriscono 10 giorni più tardi rispetto a quelli della varietà Howard. Altrimenti non c'è modo che possa fecondarli. Ecco qual è la differenza. Allora, adesso per dare una soddisfazione particolare al signore che sta in seconda posizione, va bene, io prima faccio vedere a voi come si pota questo diospiro, poi faccio una lezione privata al signore. Va bene? Allora, se vi ho detto che fruttifica sul ramo di un anno, sull'allungamento del ramo di un anno, è uguale alla vite questo, è uguale spaccato. La vite, quando si va a potare, devo andare a cercare il ramo che ha la corteccia chiara. Perché? Perché quello che ha la corteccia chiara è quello che è nato l'anno scorso. E i rami oviferi mi vengono fuori dalle gemme lungo l'asse di questo rametto. Va bene? Tenete presente, mi vengono fuori dalle gemme presenti lungo l'asse di questo rametto. Allora, la stessa cosa lo devo fare io quando sono di fronte alla pianta di diospiro. Questo rametto, a partire da questa posizione, ha un colore diverso rispetto a questo allungamento. Perciò allora significa che questo rametto ha un anno in meno rispetto a questo. Perciò se questo è l'ultimo, è quello nato l'anno scorso. Se è nato l'anno scorso, le gemme presenti su questo rametto danno origine a un germoglio. Quando è lungo circa 5 cm, questo germoglio presenta il fiore femminile. Ok? Perciò se io inizio a potare senza conoscere questa caratteristica, il mio istinto mi porta a fare così. Se io faccio così, ma è per forra de go, turno là. Va bene? Qui mi vengono fuori tutti i rami a legno, cioè mi vengono fuori dei rami che si sviluppano anche un metro in lunghezza, senza neanche un fiore femminile. E la cosa si ripete su tutti. Questo, va bene, quell'allungamento qua è annuo, cioè l'allungamento fatto dalla pianta lo scorso anno. Questo qua sarebbe in pratica un ramo che dovrebbe sostituire il cimale. Il cimale precedente era questo, va bene? Siccome il cimale è andato a frutto, e lo vedete da questo ramo laterale, più i piccioli che vedete sul ex ramo primario, hanno perso energia perché dovevano nutrire i frutti. È stato sovrastato in sviluppo da un ramo laterale che è questo, no? Perciò allora l'operatore, cioè colui il quale che si trova davanti questa situazione, dovrà eliminare il ramo primario, va bene? Perché è stato sovrastato. Se è stato sovrastato rimane in mezzo, va bene? È in ombra e pertanto l'anno 21 non fruttifica più. Non l'ho tagliato perché vorrei farlo vedere anche all'altro signore. Anche qui vedete che il ramo si è biforcato, in questo caso con due tiranti. Uno dei due deve essere eliminato. Allora, tenendo presente che le piante devono essere sempre portate a sviluppare esternamente, quale dei due devo eliminare? Devo eliminare quello che è posizionato nella zona centrale, perciò andrò a eliminare questo. Va bene? Ecco. Un'altra cosa, se noi andiamo a rivolgere il nostro interesse su questo rametto, va bene? La parte di allungamento dell'anno scorso è stata questa. Va bene?
perciò qui ci saranno una decina di gemme, tutte portatrici di frutto per la prossima stagione. Perciò ne ho uno qui, ne ho uno qui, ne ho un altro qua, siamo in esuberanza. Pertanto a livello apicale questa pianta deve essere privata di tutta quanta questa vegetazione e lasciare solo questo cimale. Se io vorrei accorciarlo di più? Cioè il cimale? Vieni giù ancora. Ah, vieni giù ancora? Tornare più in basso, devo andare a trovare di fronte un ramo che abbia la tendenza ad andare verso l'alto. L'unico che ho che ha questa tendenza è questo, che è un rametto anche giovane, perciò io posso potare e fare come fanno i vivaisti, anziché potare a 2-3 mm al di sopra della sua inserzione, poto con una decina di centimetri di distanza. E cosa faccio? Vado a legare il rametto, sperando che non faccia tac come ha fatto questo, bene, legandolo sul moncone che io ho lasciato, in modo da costringerlo a subire la posizione da cimale. Va bene? Sì, sempre che osservi questi cose che sono piantati. Questa qua, ripeto, è il cimale di una pianta. Ciò se è il cimale di una pianta, sono piante allevate a palmetta, cioè molto vicine le una alle altre. Perciò se sono molto vicine devono avere lo spettacolo. Però tenga presente che ogni dovete dal picciolo che le piccioli che sono ancora presenti, ogni rametto l'anno scorso aveva 2 o 3 frutti. Perciò ogni pianta importa dai 200 ai 250 frutti, in media. Piante che hanno 4 anni, non hanno un'età pari a un quinquennio, cioè pardon, 15 anni o 20 anni. Allora, vediamo dal signore particolarmente interessato. Allora, prima vediamo come si deve portare, dopo diamo un'occhiata alla pianta. Allora, la pianta, lei, la prima cosa che devo osservare è l'ultimo sviluppo fatto nell'anno 2012 da parte della pianta, di ogni singolo rametto. E l'ultimo sviluppo è questo, l'ultimo sviluppo è questo, l'ultimo sviluppo è questo, da qui a qui. Va bene? E su ogni rametto lei nota che ci sono le ultime 4-5 gemme che sono prive di picciolo. Se sono prive di picciolo vuol dire che l'anno scorso non hanno fruttificato. Perciò quest'anno sono portatrici di fiore femminile. Perciò se ce ne sono 4, una qui, una qui, una qui e una qui, vuol dire che ci saranno 4 fiori femminili, solo su quel rametto qua. Va bene? Però se lei mi pota la pianta e me la va a tagliare qua, quella possibilità non ce l'ha più. Perché sono su ramo vecchio. E su un ramo vecchio, se è superiore a un anno di vita, la produzione non, cioè, non c'è più il fiore femminile, non lo produce più. Se io mi giro dalla parte opposta della pianta, va bene, noto la stessa cosa. Lo sviluppo l'anno scorso è stato da qui a qui, va bene? Con 3 gemme terminali portatrici di fiori femminili. Le 2 precedenti sono state utilizzate dalla pianta l'anno scorso. Questi sono i piccioli dell'anno scorso, eh? Picciolo e frutto. Va bene? La stessa cosa dicasi anche qua. La stessa cosa dicasi qua. Questo è tutto il, diciamo così, il cimale che è stato prodotto dalla pianta, perché il vecchio cimale è andato a frutto. Eccolo qua. La fruttificazione è stata qua. Perciò io quest'anno questo lo devo eliminare. Va bene? Se poi osservo lateralmente, ho 2 rami, va bene, che hanno uno sviluppo di circa 50 cm come ramo giovane. Tutti e 2 portanti verso l'alto, i Vamia Venia e Vigna d'Arte, li devo togliere. Perché li devo togliere? Perché devo dare spazio al cimale, che è questo qui.
e di questi rami che io ho presenti, va bene, lasciandoli tutti, sono un'esagerazione. Perciò io che cosa farò? Partendo dal primo, lavoro spirale, cioè faccio il giro a 360 gradi e incomincio a togliere quello che sovrasta questo, che è questo qui. Va bene. Questo lo tengo, però devo togliere questo. Questo qua mi sta sopra questo, perciò lo tolgo, va bene, questo è pure sopra, perciò lo tolgo, questo è in posizione ottimale, questo neppure, questo neppure, e questo neppure. Questa è la pianta portata. Allora, questa è la pianta portata, però il Signore mi ha fatto vedere che la pianta per quanto riguarda la posizione che ha in giardino, va bene, la sua pianta è stata portata tutta così. Tutto così. Oh, guardate che non sto scherzando perché ho fatto il disegno, eh. È stata portata tutto così. Perciò allora, quest'anno su quella pianta, il Signore l'anno scorso ha mangiato un frutto, quest'anno non mangia manco quello. Perché quelle gemme che sono rimaste qua sono sul ramo vecchio. Poi cade parà però. Deve anche parare. No, ho capito, però la persona che gliel'ha potata l'anno scorso. Ah, mi sta anche. Allora, per evitare questi inconvenienti, prima ho detto che bisogna essere critici con se stessi e osservare con attenzione il lavoro che ho fatto l'anno precedente. Se il lavoro che ho fatto l'anno precedente mi ha dato un risultato negativo, evidentemente ho sbagliato più del 50%. Se ho sbagliato più del 50% l'anno precedente, l'anno successivo non devo impostare, ecco dove sta, l'essere recidivo nella situazione del Signore, l'aver ripetuto la potatura dell'anno precedente, va bene, uguale impostata allo stesso modo anche quest'anno. Perciò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rami, va bene, tutti impostati con potatura allo stesso modo e tutti che non faranno neanche un frutto. Certo. Perché? Perché sono sul ramo vecchio, non perché la pianta che non è innestata bene, che gli ha dubbrato a salvare, che a mia ve, che l'è stata potata in una sbagliata. Dovete addurre tutte quante quelle che sono le vostre problematiche, cancellarle e usarne una sola. Hanno sbagliato potata. Ma è solo quello. Certo, ma già quest'anno, guardate qua, diventa un boschetto, perché da ogni ramo verranno fuori 4 o 5 rami, tutti con posizione assurgente, che va verso l'alto, no? Pertanto se vanno verso l'alto, sono succhioni, sì, sono succhioni, perciò voi durante l'estate dovreste avere l'accortezza di andare a piegarli verso l'esterno, usando le saette, cioè legando un rametto alla branca principale con deviazione verso l'esterno e legare i rami che si stanno sviluppando, perché altrimenti in primavera li trovate tutti verticali e non produttivi, perché sono succhioni. Perciò quando sbaglio la potatura in questo modo, così macroscopicamente, condiziono la produzione almeno per 2 anni, non per 1 anno, per 2 anni. Perciò allora, per la risposta che do al Signore, va bene, perché in pratica addirittura ha una sorta di branca vecchia, tutte portate alla stessa altezza, con una rosetta di speroni presenti a livello terminale della branca stessa. Se sono rimasti 5 o 6 rametti, ne tenga uno solo, va bene? Rametti, speroni, e questi speroni, lo sperone che lascia darà origine a 2 o 3 succhioni verticali, e l'anno 21 di questi succhioni verticali ne terrà uno solo, che lei ovviamente avrà avuto l'accortezza quest'estate di andare a deviare verso l'esterno.
va bene? No, non strapparli via, bisogna tagliarli, non strapparli, perché lacerare significa lasciare delle ferite troppo grosse che sono fonte di patogeni, no? Diventano... No, pensavo appena nati, ma è pericoloso, perché il succhione, non essendo nidificato, col primo temporale 50% si rompono. Se lei ne lascia uno solo, anziché tre, sono ancora più vigorosi, ed essendo più vigorosi si lacerano ancora più facilmente. Perciò bisogna lasciarli tutti e tre. Signore, buonasera. Adesso ancora una notizia, vi do poi, ce ne andiamo tutti. Allora, oltre alla potatura di inizio primavera, bisogna fare la potatura verde. Allora, la potatura verde perché è importante? È importante perché ci aiuta ad eliminare errori compiuti in primavera. Cioè, se io ho esagerato con la potatura, ho una quantità esagerata di succhioni, e questi succhioni, siccome impoveriscono la pianta perché mangiano come dei dannati, va bene, se ne ho esageratamente tanti, li devo ridurre a due o tre, a seconda quali sono le zone vuote della pianta. Cioè, se io a livello di vaso ho una posizione vuota e avendo un succhione nelle vicinanze, lo posso orientare in quella determinata direzione. Se ho due o tre zone vuote, perciò lascerò due o tre succhioni, non di più, va bene, in modo da completare quello che può essere la forma a vaso della pianta. E gli altri li devo tagliare. Li taglio lasciando un 2-3 mm, non strapparli, tagliando. Periodo mese di giugno. Allora, per quanto riguarda invece il pesco, è quasi necessaria la potatura verde. Perché è necessaria la potatura verde? Perché sul pesco, se avete sentito, è stato il primo che abbiamo detto, bisogna lasciare dalle 4 ai 5 rami misti per ogni branca. E questo porta a tantissimi ricacci verdi, ma sul ramo vecchio, cioè sul ramo che ha già compiuto 2 o 3 anni. Perciò tutta quella vegetazione porta ombra nella zona centrale della pianta. Oltre che portare ombra, toglie energia alla pianta. Pertanto bisogna intervenire e tagliarli. Addirittura, se è il caso, tagliarli tutti. Perché se sono verticali non vi servono. Perché ve l'ho detto già all'inizio. Questo è il ramo, se avete, questa è la branca, se avete rametti verticali sono da togliere tutti quanti. Perché mangiano e non producono. E non produrranno neanche nell'anno successivo. E a proposito di mangiare, non diamo mai niente da mangiare alle piante? Certo che bisogna dare da mangiare alle piante. Però questo non l'ho detto perché non era argomento. Non era in programma. Non era argomento della serata, però le piante hanno bisogno di essere nutrite. E se mi consentite di utilizzare 10 minuti del vostro tempo, vi dico anche come dovete fare. Innanzitutto l'errore grave e quando si vedono, non, per carità non offendetevi, se dico pseudo agricoltori che vi portano una carretta di sostanza organica, va bene? E voi da buoni hobbisti che cosa fate? Con la vostra cariolina, va bene? Utilizzate, che ne so, una mezza cariola per ogni pianta, andandola a mettere vicina, raccomando, a 30 cm dal tronco. E le altre piante che è a 2 metri cosa hanno mangiato? Cioè, allora, se voi avete, che ne so, una superficie pari a metà di questa stanza investita con 3-4 piante, dovete coprire tutta la superficie, non solo vicino alla pianta. E tenete presente che ogni metro quadrato di superficie dovrebbe essere coperta con circa 5-6 kg di sostanza organica, quello che i nostri nonni chiamavano letame, che oggi non si chiama più letame, si chiama pozzolanica, che è una roba molto diversa. Non c'è più la parte grossolana, la paglia non c'è più, non c'è più lo stocco, non c'è più la foglia che usavano come materiale da lettiera. Oggi sono solo deiezioni solide.
E per quanto riguarda i signori che hanno partecipato al corso di orticoltura, ho detto di non usarlo in assoluto, perché con l'alimentazione, chiamiamola moderna, fra virgolette, delle vacche da latte, va bene, non ci dà una sostanza organica che ci soddisfi, perché vengono usati trinciati, nel trinciato vengono usati prodotti che bloccano la fermentazione e pertanto questi prodotti poi vanno a finire nella sostanza organica, nelle deiezioni dell'animale, che non sono positive per gli ortaggi. Perciò allora a questo punto qualcuno mi potrà dire, e che cosa do? Chi? Bisogna usare, e in commercio ci sono, dei prodotti alternativi, ma sempre a livello organico. Mica chi dici? No. Cioè, stiamo parlando di concimazione di base, quella da farsi in questi giorni, insomma. Prossima settimana o fra 15 giorni. Sì, ma io intendevo chimici, potassio, sì, calcio. Arriviamo dopo con quello, arriviamo dopo. Allora, se io non ho più il letame, lo devo sostituire comunque con una sostanza organica. Cioè sostanza organica è chiamata organica perché? Perché arrivata nel terreno ci devono essere dei micro, cioè degli esseri che noi non vediamo occhio nudo. Dobbiamo ingrandirli 200 o 250 volte per riuscire a vederli, si chiamano microorganismi, trasformano questa sostanza organica in humus, va bene? L'humus in pratica la pianta così com'è non lo potrebbe comunque utilizzare, per favorire l'assorbimento deve sciogliersi in acqua, che è l'acqua che c'è nel terreno. Perciò la pianta che cosa fa? Assorbe l'acqua, utilizza l'acqua e insieme all'acqua utilizza anche la sostanza organica che è stata trasformata in humus dai microorganismi. E queste sostanze che sostituiscono il letame oggi sono commercializzate con il nome di organazoto o dermazoto. Ecco, sul sacco, se lei ha due minuti per leggere quello che sta scritto, incomincia a dire piante da frutto, pesco, melo, ciliegio, albicocco, eccetera, e le dice quanti chilogrammi ne deve utilizzare per ogni specie. Per il signore che ha parlato prima dell'actinidia, chi è? Lei? Lui, ecco. Cioè, anche per l'actinidia c'è scritto quanto se ne deve utilizzare. Però, ripeto, non lo dovete utilizzare a pochi centimetri dalla pianta. Dovete concimare tutta la superficie che può essere investita dalla pianta. E a questo punto tra di voi ci può essere qualcuno che ha una sola pianta. Adesso metto la mia nacca in time meter. No? A quel punto basta guardare la chioma, tanta larga è la chioma, tanto largo è l'apparato radicale. Va bene? Pertanto se anche se resta fuori mezzo metro o se concimiamo mezzo metro in più, meglio ancora. Però non ho finito. Perché non ho finito? Perché durante le varie fasi di sviluppo del frutto la pianta ha bisogno di spinte. Spinte, che cosa gliele posso dare? Gliele posso dare con concimi chimici. Il concime chimico oggi, diciamo che forse è stato abbandonato per 70%, 80% degli hobbisti, perché si pensa che la chimica ci stia distruggendo. A questo punto però saremmo morti tutti, perché lo stiamo usando da 50 anni o da 60 anni, perciò saremmo morti tutti. Diciamo che bisogna avere attenzione nell'usarlo, perché può essere tossico per la pianta. Quando ne uso in eccedenza diventa tossico per la pianta. Quale concime devo utilizzare per soddisfare l'esigenza della pianta? Un concime che contenga azoto, fosforo e potassio. C'è un concime complesso, ternario, e oltre ad avere questi tre macroelementi, che contenga anche i microelementi. E il microelemento importante qual è? Il ferro. Ad esempio, se il signore dovesse avere delle piante di pesco in coltivazione e queste piante di pesco fossero innestate su pesco, pesco su pesco, va bene? C'è un pesco selvatico, che porta un pesco gentile,
Se sono coltivate nella zona Castrezzato, Chiari, Castelcovati, che sono dei terreni a reazione basica, il ferro naturalmente è presente in questi terreni, però è sotto forma inutilizzabile da parte della pianta. Perciò io con le concimazioni devo avere l'avvertenza che all'interno del concime complesso ternario ci sia anche un altro elemento fertilizzante, che è il ferro, il quale è sotto forma di chelato, cioè è una forma per la quale a livello chimico non viene catturato dei carbonati chimici, dei carbonati presenti nel terreno, carbonati liberi presenti nel terreno. I carbonati quali sono? Quello che noi volgarmente chiamiamo calcare. Se sono radicali liberi, qui purtroppo non ho un metodo migliore per togliere il termine radicale e usare un altro termine. Se ho un radicale carbonato libero, va bene, mi va ad attaccare il ferro, va bene, perché hanno una reazione diversa, l'uno attrae l'altro, perciò se lo va ad attaccare lo rende sotto forma insolubile, pertanto il ferro è presente nel terreno ma non può essere utilizzato dalla pianta perché non si scioglie in acqua. Ecco dove sta l'handicap. E se il ferro non c'è, i peschi del Signore che colorazione avranno le foglie anziché verdi? Gialle. La colorosi ferrica, che per le signore, visto che stasera ce ne sono anche parecchie, va bene, questa colorosi ferrica si manifesta in un modo totale, 100%, sulle ortensie, le quali ortensie nel momento della fioritura, anziché allargare l'ombrello, va bene, necrotizza a livello di ancora bottone, si necrotizza, le foglie ingialliscono e cadono. Questo sta a significare che la reazione del terreno è sbagliata, cioè è basica e a differenza l'ortensia ha bisogno di pH acido. Perciò per far fronte a queste esigenze nostre, che vogliamo ottenere un qualcosa in un terreno che non ce lo può dare, dobbiamo per forza ricorrere a mascherare, fra virgolette, quello che manca in quel terreno e portarlo.